il cielo, ancora cielo in fondo, ora è la terra. Ora la terra. Sì. Allora, prima di tutto, pan. C'è differenza, Enrico, fra pan, fra iemafenson e addirittura fra volo obliquo, che non guarda neanche, guarda l'avolo. Sono tre gradi di apertura. Il peng lo riconosci perché potresti abbracciare la persona. Potresti stare così, potresti stare così. Yema Fensong già non abbracci più la persona, hai più lavoro di corpo. Il volo obliquo addirittura fai sentire la spalla che tanto tu ami. Nel volo obliquo si fa sentire la spalla. Quindi sembrano la stessa tecnica, ma non lo sono, hanno un nome diverso. In più qui dobbiamo prestare molta attenzione a gestire i pesi del corpo. Facciamo il cielo. Ancora cielo in fondo, ora è la terra. Ancora. Cielo. Ora va il peso, la terra. Il cielo. Rimani col peso qua. Ora la terra. Oh, okay. Io lo sento perché mi dai l'onda. Ok. Se tu mi fai pam pam meccanico, non mi dai l'onda. Ma se lavori bene mi dai l'onda. Ciao Alessandro. Ciao. Ora la terra. E così io sento quest'onda. Ok. Ancora. Hai capito? Non consumare la tecnica, non bruciare. Esplode. Ora sì. Questo è. Questo è. E non subito dietro, non siamo consapevoli dove abbiamo il peso. Il cielo, questo è come se ancora il cielo continuasse a esprimersi. Ora diventa terra. Il cielo sono tre linee yang, yang, yang e yang. Ho il peso avanti, ho il petto dritto, ho le mani in avanti. Questo è cielo, tre linee yang, il trigramma cielo. Sì. Terra è come una vagina, è come un pozzo, è una cavità. Okay. Ha il peso dietro, ha il busto girato e ha le mani dietro. Okay. Siamo tutti in, siamo in nelle gambe, in nel corpo, in nelle mani. Cielo, terra. Cosa mi facevi che non andava bene? Dal cielo passavi alla terra che eri ancora cielo. Okay. E invece cielo... Ora è terra. E in coppia si sente molto. Qua? In coppia lo sento molto su, quando me lo fai bene, lo sento molto sul mio corpo. Uno, guarda, non andare indietro. Avevi già la voglia, ancora. Sì. Avevi già la voglia di andare indietro. Ah, ma è difficile. Avevi già la voglia. È difficile da combattere. Ancora, fai. Non andare indietro. Uno, esplode. Ora, 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 io lo sento perché mi trascini. Ok. Mi stai facendo, se fai bene, mi fai l'effetto così. Ok. Come quando devi togliere una pianta, okay. No? Se tu la tagli così, fai fatica, se fai così. Fai così, no? Sì, rompi, ecco, chiaro. Mi stai facendo quell'effetto scuotimento. Altrimenti mi è rigido anch'io, mi rigidisco, non sento l'onda. Grazie. Ok. Che bello. Semplice. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.